Gli amici, i parenti e la città tutta hanno dato l'ultimo saluto questa mattina a Giacomo Cesaretti, l'operaio 26enne che ha perso la vita la scorsa settimana schiacciato da un macchinario alla Polver di Bellocchi. Il funerale si è tenuto all'interno della chiesa Gran Madre di Dio a San Lazzaro di Fano ed è stato officiato da Don Francesco Londei insieme al cappellano dell'ospedale Santa Croce Don Marco Polverari e Don Gianni Petroni, parroco di Ronco San Baccio, dove la famiglia viveva. A volte così improvvisa, umanamente non abbiamo parole, come se la terra venisse a mancare sotto i nostri piedi, siccome la nostra pelle si staccasse proprio dal corpo, dal dolore che proviamo per la perdita così improvvisa delle persone care. E sorgono in noi tante domande, tanti dubbi sul significato dell'esistenza. Ci chiediamo, ma che cos'è la vita? Sì, ognuno desidera vivere una vita bella, una vita piena, e poi basta un nulla e ci ritroviamo così. Per Giacomo, per il bene che ha fatto, per la testimonianza che ha dato nella sua vita e per l'amore che ha donato ai suoi cari e a tutti i suoi amici. Vedete, la fede passa, la speranza pure, l'unica cosa che rimane è la carità, e la carità non avrà mai fine. Ecco perché ognuno di noi porta nel proprio cuore un pezzo della vita di Giacomo, proprio perché ha illuminato la nostra vita, e di questo dobbiamo fare tesoro, perché questa luce veramente guidi il nostro cammino, proprio come il cielo pasquale che è di fronte al suo corpo. Cristo, luce del mondo, illumina veramente il destino di ogni uomo. Sui numerosi fiori posti sotto alla bara, il ricordo degli amici che Giacomo aveva e continuerà ancora ad avere. Cesa vive, viene riportato, come anche alla pista di pattinaggio del Parco delle Rose nel quartiere del Poderino, per ricordare i momenti vissuti in quel luogo insieme a lui. Toccanti poi le parole dei compagni che Cesa frequentava. Giacomo Cesa, fratello mio e fratello nostro. Il suo sorriso ha dato luce a tutti quanti. Io voglio ringraziare a te, Simo, per avergli dato dei valori a tutti quanti, aver dato dei figli, averci permesso di godere della vita di Giacomo, che ha illuminato tutte le nostre vite e continuerà a farlo con la luce del sole e nel buio della notte continuerà a illuminarci. Hai dipinto due figli fantastici. Cesa vive nei nostri cuori, nei nostri ricordi e nella nostra anima. Fratello mio, fratello nostro, ci rivedremo e quando ci rivedremo faremo casino anche lassù. Ti amiamo tutti quanti. Il fatto che siamo tutti quanti qui riuniti oggi lo dimostra. Dimostra tutto l'amore che ci hai dato. Terminata la celebrazione, la bara è stata trasportata al cimitero centrale di Fano. Giacomo lascia la mamma Simonetta e il fratello Matteo.